Buongiorno a tutti, buongiorno Mauro Twitch, buongiorno Misteristino, buongiorno ragazza qualunque, buongiorno Valtir, buongiorno Dave Crixen, buongiorno Zleon, Bontonno che fa un raid, ben arrivati a tutti quelli che arrivano con Zleon, buongiorno a Cuglia che fa follow, grazie per aver fatto il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels, buongiorno a Light Phoenix, Radio Jessie, a una ragazza qualunque, buongiorno carissima. Buongiorno Magico Bue, buongiorno a tutti. Sono Mary Haggi, Mary Haggi. Buon tono. Meno ittica e più musicale. Buongiorno a tutti, insomma, ben arrivati. Io sono Paolo, oggi si è Unnecessary Pixels e io sono una persona. Chi è? Cheer! Grazie del cheer. Come sono tutto cheerato. Grazie Cuglia. Allora, benvenuti su Unnecessary Pixels. Facciamo conoscenza. Radio Jessie, buongiorno. Io sono Paolo. Sono un arzillo, un vecchietto, come notate dalla barba. E casualmente in questo periodo pettinato come Keanu Reeves in Cyberpunk. Sono in live il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 21:30 alle 24, il sabato dalle 13 alle 16. Se vi trovate bene, mi trovate live in quegli orari, in quei giorni. Il sabato faccio Isaac. Il sabato faccio Isaac, facciamo un paio d'ore di Isaac, stiamo facendo il secondo salvataggio e andando a fare tutti gli achievement del secondo salvataggio in attesa di Antibird. Ora mi devo ritirare a mangiare, ho appena finito lezione di architettura dei calcolatori, ma tornerò sicuramente. Va bene, tornerò dopo, io sono in live fino alle 4, se vuoi o se no un altro giorno. Sei il benvenuto sempre. Ciao Zleon, buon pranzo se vai a mangiare. Dicevo, stiamo facendo il secondo salvataggio, facciamo tutti gli achievement del secondo salvataggio, ce ne mancano al momento, cosa dice il bot? 51, ce ne 51. 51 ce ne manca da fare, ma dai. Ero convinto 52, ma se il bot dice 51 ci avrà ragione lui. Facciamo Isa per un paio d'ore, poi dopo questo paio d'ore, tutti i sabati faccio un'oretta di un gioco nuovo che ha colpito la mia attenzione, ve lo faccio vedere. Abbiamo scoperto dei bei giochi, abbiamo scoperto delle cagate pazzesche, perché a volte le cose che colpiscono la mia attenzione sono molto specifiche e poi il gioco attorno non è così interessante. Qualche volta, come la settimana scorsa, tra l'altro, abbiamo scoperto un gioco che ci è piaciuto e l'abbiamo poi fatto in settimana. Se vi interessa, giusto per finire di presentarmi, così sapete tutto, io i giochi li faccio come fossero serie televisive. Quindi il gioco che io faccio il martedì lo faccio tutti i martedì. Mercoledì si fa un altro gioco. Quindi se vi interessa qualche serie in particolare, potete allegramente seguire soltanto quel giorno lì. C'è un gruppo Telegram che vi avvisa quando sono live e cosa faccio. Se vi interessa, se non vi interessa, siamo amici come prima. Allora, mi manca solo la streak delle 5 daily ed è successa una cosa strana. Cos'è successo, Magico Bue? Ah, io. Allora, aspettate solo un istante, torno subito, devo prendere una pastiglia. Che detto così sembra una di quelle robe per anziani che deve prendere la pastiglia a una certa ora, in realtà è soltanto perché ho un gran mal di testa e un gran mal di schiena stamattina e quindi mi impasticco. Non ditelo a Twitch. Ah. Così spero che un po' mi passi perché adesso col fatto che avrò le cuffie e gioco nelle orecchie per 3 ore. Alistair, buongiorno. Stamani sono entrato per fare la DR, la Daily Run di oggi e me la dava già fatta col pomeriggio della dire fallite di ieri, oh? Interessante. Allora, Isaac, oggi tra l'altro Isaac facciamo una roba che non ci riuscirà mai al primo tentativo, sappiatelo. Ma noi ci proviamo lo stesso perché io sono testardo.
Voglio fare Grigier con The Lost. Però, Isaac, se ti lanci, vai, Isaac. Non... Ok, sta partendo. Vorrei fare la Grigier con The Lost. Quindi si fallirà male oggi un sacco. Resetteremo un sacco di volte la run, perché è andata così. Allora, adesso tra poco dovreste... Adesso vedete anche voi, perfetto. Vabbè, come state? Come il vostro weekend? Allora, The Lost, Gridier. Prepariamoci a dire no, esatto. Prepariamoci a dire no. Cominciamo abbastanza male, con delle cose molto inutili, ma un po' di tears up. Vediamo se siamo più fortunati. No, qui decisamente no. Qua recuperiamo delle bombe. Qua recuperiamo delle bombe. Se mi venisse già, mi viene, ma mi viene anche. Questo, prendiamo una chiave e andiamo a aprire subito la stanza del tesoro, così. Allora, Exploding Tears e da fuoco ai nemici. Fortuna abbiamo zero. Isaac sono così, tenti e ritenti, guarda. Soprattutto le run... Soprattutto le run con Lost, le Gridier, dove non hai assolutamente tempo di... Non volevo premere ovviamente il tasto, ma potete ben immaginare. Tra l'altro, cosa c'è di bello nel negozio? C'è la Screw. La Screw potrebbe non essere male, non è eccezionale, ma... Ok. Stiamo dando fuoco abbastanza a tutta sta gente, devo dire. Questo ci piace moltissimo. Stiamo anche gestendo molto molto bene gli stronzetti di pietra. Quindi per il momento va abbastanza bene. Qua c'è gente che salta che invece non va per niente bene. Soprattutto perché mi vengono poi a esplodere in faccia, io già lo so. C'è ancora tanta gente? No. Vabbè, però se mi... Cioè, mi hanno circondato. Eccolo lì. Chi c'è ancora? Lei. Buongiorno, grazie per essere morto, me ne vado. Allora, mi sa che l'unica cosa decente è la Screw. E quindi prendiamo la Screw. Non è eccezionale, ma è meglio che niente. Prendi fuoco, però tu. Aia. La vedo già malissimo. Va al diavolo. Ciao Pancamonium. Qui era un po' tanto alla fortuna che non mi piovessero proprio tutti in testa a caso. Tutta roba inutile. Una chiave, un altro di questi affari qua con due ragni dentro. Vabbè, ci proviamo, cosa volete che vi dica? Contro i boss è più utile che contro i non boss.
Questi qua sono un po' messi male per... Questi qua spero che si uccidano un po' tra di loro, grazie. Vabbè, primo giro. Poteva andare orrendamente peggio. Dammi questo. Allora. Qui direi che non abbiamo niente di particolarmente rilevante. Ciao Clo. Ciao, no, vedi che... Io vorrei togliere... Aia, va già preso. Esattamente, perché se si mette in quella posizione lì mi rompe le palle in una maniera mostruosa. Spostiamoci qua sotto. Ma dai, pensavo di essere sulle rocce. Vabbè, questa è colpa mia. Scusate, era colpa mia. Qua abbiamo dello schifo. Questa era colpa mia. Questa è colpa mia, lo ammetto. Una bomba. Proviamoci. Allora, quella bomba lì l'abbiamo fatta fruttare abbastanza bene. Ora vediamo cosa c'è nel resto della baracca. Una roba abbastanza inutile. Il secondo, esatto. Bene. Andiamo di nuovo di screw. Però questo qua possiamo farlo subito. Un grid. Io non sono contento, signor grid, posso dirglielo. Nel senso, stavo meglio prima, lo sa. Pur vero che lei mi dà dei soldi se sopravvivo a questo trial. Sto cercando di non comprare niente, gioco! Ok, allora, prendiamo questo innanzitutto. Poi... Sette, 14, 21. No. No. Va bene. Questo non mi serve moltissimo. E questo qua lo prenderei, però voglio prima far andare... Voglio provare a caricarlo con il... Con un po' di ondate. Vediamo come vanno le ondate. Vediamo cosa abbiamo di bello nelle ondate.
Giochiamocela con calma. Che la partenza non è stata malvagia. No, devo tenerlo proprio su. Allora, voi siete solo noiosi. Allora, adesso andiamo a prendere il Lamp of Coal. Bene, ok. Chi è? Ivan Russia, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Oh, Lamp of Coal gratis, grazie signor Lamp of Coal. E quindi possiamo fare questo noi. BFF a 7 BFF lo prendo. Perché può venirmi Succubus, e Succubus che fa più danni è una meraviglia. Le pillole mi frega di meno. Resettiamo. Un trinket random. Va bene, dammi il trinket random. Allora, un oggetto gratis nel negozio è molto bello. Questo mi raddoppia l'effetto di cancer. Agnelisa! Ho appena ereditato una bottiglia di vino bianco che mi perrò da sola, quindi va alla grande. Come stai, Annalisa? Buon salve. Tanti auguri. È il tuo compleanno, Annalisa. Allora, prima mi sono concentrato, mi sono zittito un momento perché ho avuto bisogno di un momento di. Allora, adesso possiamo raddoppiare l'effetto di cancer, che di per sé è una gran bella cosa, perché abbiamo già Tears Up 6 e può scendere a 1 facilmente. E a 1 però è tanto bello. A 1 non so, non so se ci arriviamo a 1, ma è tanto bello 1. Liquidot, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Perché ammetto che anche il coupon è molto bellino. Però cancer che da meno 4 è troppo forte. Allora, può valere la pena prendere questa carta, secondo voi? Per avere un boost contro i boss al primo coso, se ci dà un boost. Il mio compleanno era a settembre. E auguri di nuovo, Annalisa. Buon Natale, Annalisa. Non limitiamoci agli auguri quando. Più anarchia con gli auguri. Tra l'altro, oggi ho visto un video che mi ha triggerato fortissimo. Vabbè, ben spesi sti 5 monete. Mi ha triggerato fortissimo Però non ne parlo oggi perché non voglio parlarne a caldo. Magari lo guardo per bene, prendo degli appunti e poi ne parliamo. Aia, 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 aia. Ok, buono. È proprio tanta roba il cancer. Cancer più Lamp of Coal fa veramente tanta roba. Proprio tanta.
Allora, abbiamo qualcos'altro da prendere? No, però abbiamo una bomba volendo che ci permette di rerollare ancora questa. Però potremmo anche tenerla, sta bomba. Andiamo. Allora, c'è lei. Che devo dire, tra tutti. Non dite che non è stata giocata benissimo questa bomba. Perché non vi credo se lo dite che non è stata giocata benissimo questa bomba. Allora, con calma. Abbiamo dell'os, dobbiamo prenderla con calma, senza fare troppi errori. Dobbiamo giocarla molto, molto tranquilla. Perché altrimenti si crepa in fretta con The Lost. Il Lamp of Coal e il Cancer ci stanno permettendo di reggere lo spawn. Adesso facciamo ancora sto simpaticone qui e abbiamo finito. Grazie, molto gentile. Ok, giusto per ridere possiamo spawnare un altro trinket, ma è difficile che mi serva qualcosa. La cosa di Petri Gratoge è la scoperta che uscirà il seguito di Timidamente Amore. Al suo distrutto piace questo elemento. Anche a me ha triggerato. Perché vi ha triggerato? Cavoli loro. Anche supponendo che esistano davvero. Perché a me continua a sembrare tanto uno stand di pubblicità, tanto una pagina di meme e basta. Che leggo così con simpatia, al di fuori che trovo che sia. Che abbia perso un po' tanto mordente da quando si è lanciato contro le pancine, che tutto sommato, e soprattutto non tanto sulle pancine su certi temi, ma più che altro sulla sessualità delle pancine. Trovo che, insomma, non sia colpa loro se esistono davvero, non sia colpa loro se hanno quel tipo di educazione. Però non mi triggerano, cioè, se sono è un meme che leggo e poi scrollo via. No, a me ha triggerato una cosa molto piccola, un video di una persona che ha fatto su una cosa che secondo me era assolutamente non particolarmente rilevante. Ne parliamo quando non sono triggerato. Perché non voglio dire cagate. Allora, lei è molto simpatico. No, dannazione. Prima questo qua che è molto più pericoloso di quella. Che fastidio, era una buona run. Mi ha veramente dato fastidio quella perderla. Ma proprio tanto. Proprio tanto, tanto mi ha dato fastidio perdere quella lì. Io ve lo dico, sappiatelo. Vabbè, Parasite è buono. Non adesso, ma più avanti è molto buono. Non contro tutti, ma contro certe creature tipo queste è molto buono. Perché tira nel mucchio e abbatte il mucchio in più in fretta. E soprattutto l'inizio, però qualche rischio devo prenderlo perché non ho ancora il le come si chiamano? Ok, uno che spawna l'abbiamo tolto dai piedi. Ok.
quell'altro lì l'abbiamo tolto dai piedi. Il mio problema è che non posso far spawnare questi. Già c'ho abbastanza spawn qua attorno. Troppa gente, troppa gente. Riesco a premere il tasto almeno? Sì. Almeno sono riuscito a premere il tasto. Ah, oh, l'abbiamo tolto, grazie al cielo. Togliamo quello, grazie. Quello è andato e questo è andato. Ok, uff. Ah, allora, non possiamo ancora permetterci nulla, ma almeno siamo sopravvissuti a questa situazione. Oggi dai, vuole proprio che tu abbia scriu, sì, oggi è giorno di scriu. Perché siccome nel video del quale voglio parlarvi farò nomi e cognomi di chi ha detto delle cagate tremende. Se devo parlare di qualcun altro voglio essere molto molto attento, vedere bene tutto il video, prendere appunti. 12 è poco, posso dirlo che 12 è poco, io vorrei questo qua. Ma non posso permettermelo. E sto senza al momento. Cosa vuoi che ti dica? Andiamo col boss. Facciamo un boss alla volta. Che in effetti mi chiedo perché io non abbia fatto prima questa cosa del tali boss. Uno è andato. Signora Moschina muoia, però. Grazie, molto gentile. Ok, prendiamo un po' di danno. Non è tanto il danno che abbiamo preso, ma è meglio che niente. Anche questo cavaliere dell'Apocalisse mi sembra di averlo già visto, è da qualche parte. Mi sembra un volto noto, questo signore. No, ma stia dietro la roccia lei. Non venga fuori da dietro la roccia, stia lì, andiamo così, va bene. Allora, io sono per il rischio, però. Niente di particolarmente interessante. Allora, non devo perderli di vista, perché se li perdo di vista e saltano e mi saltano in testa è un problemone. Sì, se... cos'è sto... Anche i ragni sono un problemone, posso dirvelo. Ma incredibilmente ne usciamo. Un oggetto meno utile non poteva darmelo. Meno utile non poteva darmelo. Ho detto utilissimo! Esatto. Assolutamente utilissimo. Pescheremo a sorte un accendino che funziona. Chissà. Forse sì. Allora, non c'è niente che mi serva qua. Allora, va bene il coso qua, lo split shot. Adesso dammi roba utile. Del regno non me ne frega niente, però.
una monetina e un utilissimo cuore blu. Isa, quando fai così, però, porca miseria, non vuoi proprio farti voler bene. Non vuoi proprio farti voler bene, Isaac, io te lo dico. Capisco il non tutte e due, ma almeno una. Allora, qua tiriamo nel mucchio. Chi è comparso sotto? Ah, i lor signori. E però sempre sotto le chiappe, voi mi comparite, santa pazienza. Non ci arriverò mai, non ci arriverò mai, invece sono arrivato. E no, c'era la spia su. Troppa gente, troppa gente. Ripro, ho detto che ne resettavamo una serie perché. Ma più schifo non poteva esserci in questo. In questo piano. Risposta è no, più schifo non poteva. Sì, poteva esserci un El Tap al posto dell'oggetto che ho trovato. Se c'è schifo anche nella treasure, resettiamo questa, però brutta. Proprio brutta, brutta, brutta. Ciao, a dopo, ragazzo qualunque. When taking damage, un altro oggetto inutile. Grazie, Lost, riproviamo. L'ho chiamato, ho detto ci poteva essere un El Tap e lui subito ha detto: ah, lo volevi El Tap. Quindi se adesso dico TechX, diciamo tutti, scrivete in chat TechX tutti. TechX scrivete. In chat, no, tutti a scrivere TechX. Bravo Magico Bue, brava Clo. Bravo enigmista, vi vedo. Perché adesso resettiamo e sicuramente esce TechX. Ciao Lotti, come stai? Buon sabato, Lotti. Vabbè, almeno lo spawn delle creature stavolta sembra essere più mite.
Allora, abbiamo detto tutti i tech ex. Adesso andiamo a prendere la chiave. Andiamo qui dentro e resettiamo. Ma adesso perché l'aveva già generata quella lì. Invece adesso troviamo Spoon. Una runa, un algiz, va bene. Delle bombe. Un Ace of Clubs. Insomma, dello schifo. Cosa più bella è Algiz. E schifo anche nelle cose trovate, va bene. Senta, lei muoio in fretta. Ok, quello lì almeno non ha spawnato tanta roba. Io volevo anche eliminare quella merda, perché so che poi ci finisco contro io a breve. Tipo adesso, che devo scappare da tutta questa gente. Ho detto che ci finivo contro. E vediamo cosa ci esce adesso. Mi dia una chiave. Fangai. Fangai è bello. Fangai è super simpa. Sei di danno, mi piace il primo livello. Diciamo che lo teniamo. Questo è andato, due colpi, ancora uno, prendi ancora un colpetto, grazie, molto gentile. Senza triggerarli da distanza sicura, grazie. Ok, due, tre. Là c'è uno che ha 6 milioni di punti vita. Vorrei togliere dai piedi quello, grazie mille. Questo qua, quello là. Togliamo questi qua in allegria. Ok. Qua c'è tanta gente, maledizione, un po' troppa gente, che si comporta tutta in maniera differente l'una dall'altro. Non ho fatto in tempo a premere il tasto, la vedo malissimo. Ok, almeno il tasto l'ho premuto. Siamo sopravvissuti per grazia ricevuta. Ok. Uff. Non so come ne siamo usciti vivi, ma ne siamo usciti vivi. Sono contento. C'è dei momenti di estrema concentrazione con The Lost che...
Qua sei slow coso? Sì, slow in tears. Va bene, mi dia slow in tears. Indistinguibili dalle altre, ma va bene lo stesso. 8 monete. Io avevo pensato che i portali fossero una buona idea. Ingrid è un pazzo. A me non, io non li trovo così tremendi i portali Ingrid, sinceramente. Non mi danno così fastidio. Devi solo farli presto, ma diciamo che genera un po' più spesso quelle situazioni in cui la stanza diventa ingestibile. Però li resetti anche abbastanza facile. Tanto al terzo livello, se non sei. Ai primi due resetti in fretta. Al terzo livello, se non è una build che ti permette di fare, non è una build che ti permette di fare. Non puoi sfuggire a questa cosa. Mi scusi, io toglierei, visto che vi siete separati, ecco, toglierei prima il suo amichetto. Perché non ho resettato, non ho fermato le ondate, maledizione? Perché sono stupido? Questa l'ho rischiata fortissimo. Venga, mostro ancora un saltino, grazie, stia lì. Hai visto che liscio? Vicino, 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 vicino ci siamo andati. 19 monete. Vogliamo conjoined? Sì, vogliamo conjoined. Bello questo, lo voglio, dammi anche questo gioco. Non me l'ha dato. È bella la vita, eh. Allora, due rune, una è una black rune che mi va bene, l'altra è Degas. Prendiamo la Black Rune. Oggetti inutili non ne avevamo trovati, vero sto giro? No, perfetto. Visto l'elevata probabilità di oggetti inutili in questa run, è un oggetto inutile in meno, mettiamola così. Tavoletta Ouija. Basta, non l'ho più trovata la tavoletta Ouija. Adesso ho trovato due rune, di cui una che mi rende utile un oggetto inutile. Per esempio questo. Guarda come la usiamo subito. Mi dà Tears Up. Super bello Tears Up. Ho sentito un rumore di apertura di porta. Ma non era un rumore di apertura di porta. Va bene così, grazie. Non ho bombe. Ho una monetina che è esattamente quello che mi serve per prendere la chiave. Incredibile. Oh, al diavolo, prendilo. Ignoriamolo e casualmente magari faranno qualcosa. Quanta gente però. Non volevo premere il tasto, ma fa lo stesso. Palle a biliardo che rallentano. Generano dei danni stanziali nella stanza. Si prende veramente molto meno comunque con
Perché si deviano tra di loro. E quindi in realtà tu pensi di stare sparando dritto e in realtà c'è la palla che c'era prima che ti devi al colpo. Un fastidio infinito. Allora, andiamo avanti. Allora, 10 è troppo poco. Vediamo cosa c'è di boss. Quanta gente, però. C'è troppa gente. Premi il tasto prima di tutto. Hai già preso dei danni. Questo qua mi spawnerà sotto. Stavo dicendo, questo qua mi spawnerà sotto le chiappe. Stavo proprio dicendo, questo qua e sono morto. Ciao Zuppettina, quanto tempo? Va bene, prossimo. Next. Tiarzap può andare bene, come oggetto così può andare bene. Mi serve del danno però, gioco. Non danno a me, ma danno ai mostri. Non devi ferire me. Andiamo a vedere cosa c'è di là. Cinque bombe. Ora gioco, dammi le bombe infinite per piacere. E rompiamo la run, grazie. Una la mettiamo qua. Una la mettiamo qua, questa mi ridà le bombe, questa mi dà dei soldi, questo mi dà degli altri soldi, questo qua mi dà degli altri soldi e una chiave. Mi servirebbe ancora una macchina da 5 per prendere un po' di danno, signor gioco. Per cortesia. Quello non posso farci niente, dato spawnano per forza in due. Va bene, prima ondata tutto a posto, seconda ondata tutto a posto, terza ondata un sacco di gente. Che se non si duplicano tutti potrebbe andare bene, se si duplicano tutti molto meno bene. Faccio un portale, che se possibile vorrei eliminare, grazie. E andiamo a prendere del danno. Qua c'è dell'altro danno, ma non ci arriverò mai più, secondo me. Oh, nel frattempo a me arriva il caffè. Quindi è il momento di fare due chiacchiere. Aspetta che faccio così. Facciamo due chiacchiere adesso che prendo il caffè. Grazie Gwenfer del caffè, buongiorno Prego, Gwenfer. buongiorno. Torno dalle pulizie. Da una parte di pulizie. Comunque mi sono accorto di non aver fatto partire la lavastoviglie ieri sera, quindi aspetterò che finisca per pranzare, perché prima di fare la lavastoviglie avevi tutti i piatti sporchi. Ma mangia dalla padella, Magico Bue. Cosa sei, la regina d'Inghilterra? Ma magari anche la padella è sporca. Sono più lente, però col tiro sta raffica riempi la stanza subito. È vero, però non ci siamo arrivati a quel punto lì. E no, la padella e la pentola sono poco capito, ma ne hai una? Magico Bue. Zuppettina, La semmai. zuppettina, investiamo in una coppia di padella e pentola in più. Dai. Insomma. Poi come si fa a vivere con una padella? Per me è impossibile perché per cucinare fisicamente a volte ti servono due padelle, Sono quindi è d'accordo, sono impossibile. d'accordo. Ma costano, ma ha un lavoro quell'uomo. Si potrà permettere delle padelle, dai. Ah. Allora, grazie del caffè.
E lo so, devo prendere un'altra. Ma sì, sarà meglio prendere un'altra. Cioè, veramente, due padelle, due pentole sono... Tre padelle e due pentole sono il minimo per un essere umano. Una piccola, una media, una più grande, due padelle, una da due persone, una da quattro, Un se arrivano gli piatto è ospiti. optional, perché puoi mangiare dalla padella. Il piatto è optional. Piatti, un servizio da quattro, da sei, te la cavi. Puoi avere un piatto, se lo spacchi, cosa fai? Io sono per il tre padelle, perché due padelle... Se ti servono due padelle grosse, perché vuoi fare le patate e nell'altra vuoi fare gli hamburger, non puoi, capito? O la bella bisteccona di maiale. Tre sono il minimo. Hamburger o la piastra, che è anche quella da lavare. Vabbè, però allora, dillo che lo fai apposta. Allora, ho perso completamente il filo della run. Non ho soldi e va bene. Ho preso dei danni adesso. Ho 4,43 di danno, va bene. Non è un granché 4,43 di danno, posso dirlo. La gratella di Ghisa, va bene. Mi hanno subito preso in pieno. Perché mi ha confuso l'elite che non sapevo se sparava dritto o separato. Perché era del colore simile a quello che sparava separato e non sapevo dove schivare. Grazie, signor Miss Imposter. È stato molto cortese perché non sono uscito dalla stanza. È stato veramente molto molto cortese, signor Miss Imposter. Allora, prima quello lì che è inerme e va bene così, l'abbiamo tolto dai piedi. Quello lì l'ultimo perché ci mette una vita a farlo. Non li abbatterò mai per tempo, quindi fermi sto countdown, cortesemente. Che questi qua sono dei fessi se presi da soli e sono noiosissimi se presi in gruppo perché sparano veloce. Non sembra, ma sparano veloce. Un'altra manica di stronzoni. Sotto le chiappe anche questi qua. Dai, però. Non si può vivere così. Ma poi non sotto le chiappe. Tutto attorno. Che ora che hai capito da che parte devi andare, hai preso il danno. Sono andato come me stesso, sì, non è che avessimo sta gran build, amici. Non era una build che avesse, fosse, avesse funzionato prima sarei stato più contento. Ma non avevamo l'oggetto. Io rivoglio cancer a doppia efficacia. Ma rivoglio tantissimo cancer a doppia efficacia. Senta, faccia così. Ha preso un cazzo, ha preso. Però ci sono tante belle cacchine in giro. Che se smettete di mangiarvele voi, poi io dopo le faccio saltare. Ok. Arriviamo a 13. 13 non basta per fare quello che dobbiamo fare. Quindi spacchettiamo le cacchine.
Si sa mai che droppi una moneta da 5, ma purtroppo no. Ah, la coppia di simpaticoni. Forza che li voglio tutti assieme. Prendete un po' di danni. Con calma questi due. Grazie. Ho detto con calma per evitare proprio quella roba lì. Ok. Dai! Niente. Niente, 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 niente. Lost però, una roba hai tu. E prendo dell'altro danno io. Prendo chiaramente dell'altro danno. Una roba hai Lost, per piacere. Gridier. E poi Ashe Delirium devo fare. Va bene, dell'altro danno. Siamo a 7 di danno. Un danno decente. E un little monstro. 3 bombe che sono belle. Il D12, cosa rerolla il D12? Rerolla i blocchi. Rerolliamo i blocchi. C'è la chiave a 3 se vuoi prenderla. Vabbè. Non ho 3 però. Mi manca la, currency base. E guarda che sono comparse 2 monete. 2 monete sono comparse, confermo. Solo 2 purtroppo. Purtroppo solo 2. Voi non siete utili. Quindi rerolliamovi. Magari mi esce una monetina. Bella la vita. C'è un inutile wafer. No, però c'è la, torretta. La torretta mi fa cagare. Torretta serve solo se è uno sparo veramente forte. Se no, no. Se no la torretta non serve a nulla. Occupa, fa soltanto gran casino nella stanza e tu non scrivi più niente. E con l'os dove schivare è prioritario, non posso prenderla. Se fosse qualche altro personaggio puoi dire vabbè, ho abbastanza cuori da permettermi qualche danno random. Ma con l'host non puoi permettere il danno random, quindi la torretta o è il torretta di Brimstone, oppure non ne stiamo neanche parlando. Ma non, Satana non ci dà robe? Satana ci dà un cacchio. Voi siete noiosissimi. Ricordati che puoi fare lì del mostro anche. Volete il mostro? Sì, è assolutamente vero che posso usare anche il mostro. Pigliarci con il mostro è un altro discorso. Allora, andiamo avanti. Ci sono delle cose da in italiano, Paolo, dei sassi da rerollare. Rerolla anche le spike, chissà. Non rerolla neanche i funghi. I funghi li avevo dati per scontati. E invece non rerolla neanche. Oh, ho rollato i funghi con dei funghi. Dai, però.
State fermi un secondo e mezzo che non riesco a centrarvi. Che schifo. Che abbiamo anche un danno decente, ma se ci viene tutta gente impossibile da schivare, santa pazienza. Ok, allora abbiamo 11 monete, vale la pena rischiare la cassa. Io sono per rischiare con Lost, perché Lost, se non rischi, due bombe, va bene, due bombe, ho visto di peggio, una la buttiamo via subito. Proprio buttiamo via, come stavo dicendo precedentemente. Era nella definizione di buttare via il fatto che fosse buttata via, giusto? Ha dei simpaticoni. Che riuscissi a far suicidare sarei doppiamente contento io. O anche uccidere vicendevolmente, va bene, non serve proprio che si suicidino. 15 monete. Allora, questa roba qui non me ne frega niente. Reroll. Dual tap. Sì. Vabbè. La proviamo. Avevo chiamato te che ex, ma va bene uguale. La proviamo. Che stanza stronza però questa. Allora, prima gli altri due, perché quello mi crea del caos. Allora. Schivare lo schivato. Dai che sia andato, ok. Vabbè, un incubus va bene. Non è quello, non raddoppia il pick up. Non ha effetto sulla grid mod. Cioè, lo scritto non ha effetto sulla grid mod. Peccato. Incubus però è bellissima. Incubus va benissimo. E un doppio danno all'improvviso così. E scendiamo. Ora ho lasciato la chiave indietro, orca miseria. Sì, non l'ho vista. Non l'ho vista. Era perché te l'ha droppata. E la bomba. Quindi non istintivamente non l'hai presa. No, non l'ho vista. E vabbè. Experimental treatment così subito. Allora, quattro monetine. La sigla, un sacrifice. La sacrifice. La danger, sì. Danger, come cazzo si chiama? Mi sbaglio sempre. Perfetto. Abbiamo reso utile l'experimental treatment. La batteria c'è. Questa è una cosa, giustamente l'inquista dice, la batteria l'abbiamo. Allora, la batteria c'è già, perfetto. Allora, andiamo. Subito una stanza così di merda? Davvero? Io non so cosa ci sia lassù. Signori che vengono loro, guarda.
Guefar. Scusa, perché sentire quello che mi stai dicendo per me è complicato, perché ho le cuffie. Quindi mi devo concentrare su... Solo che era pericolo 10 dalla stanza, che non mi ero... Era successo totalmente in fretta, che non so se te ne eri accorto. Sì, sì, me ne sono accorto, me ne sono accorto. Allora. Sì, fa doppio scudo con l'alimento, il coso qua. Il tappetino. Il tappetino. Sì, fa doppio scudo con l'alimento. Quindi non è brutto. No, ci dà tre vite contro grid. Anziché due, cioè due errori contro grid ci dà. Puoi allora prendere la chiave forse con 5 monete. Sì, ma non so se mi conviene. Probabilmente mi conviene tenere tutto per rerollare tutto. No, le 5 monete che hai già non le rerolli. Ma mi servono per prendere la batteria. Ah, la batteria è giusto, è vero. Vengono in bordo della stanza, sì. Andiamo. E come faccio ad andare a prendere così? Ok, l'ho preso. Qui usciamo e rientriamo. Ma dai, basta però! Che palle! Che palle! Cioè, gente più noiosa non mi poteva capitare. Allora, dobbiamo fare i boss. Un altro signore nella categoria noiosi, ma fortunatamente noioso, ma con poca vita. Ok, secondo boss. Cosa ha spawnato? Uno stronzetto qualsiasi, un altro. Riesce a morire Loki, per cortesia. Grazie, molto gentile. Allora, io non ho neanche una chiave. No. Quindi la cosa furba sarebbe stoccarmi di chiavi. Rerollare secco. Ho 5 bombe. Quindi cominciamo a fare questo. Giustamente dicono rerolla ti dà chiavi eventualmente. Ne voglio ancora una. Ok, adesso posso almeno prendere una chiave se me lo sono messo male. E andiamo di reroll. Reroll chiave, treasure reroll, cosa vuol dire? Roll batteria, apri casse,
Roll, sono d'accordo, su questo sono d'accordo. Allora, batteria, prima batteria. Poi apri. Aspetta, perché io proviamo. La moneta da 5, è vero. Apri questo. Le monete da 5 le prendiamo. Mi serve qualcos'altro di sta roba che vedo? Direi di no. Ho la cassa ultima da aprire. Ho ancora una cassa da aprire. Sono d'accordo con te, Gwenfar. La carta la prendiamo. Mi metto davanti alla porta. Reroll. Esco, batteria. Torno dentro. C'è Two of Diamonds. Two of Diamonds lo mettiamo qua. E questo fin qua andiamo bene. La carta la riprendiamo. Perché prendo la carta? Perché è una roba in più che uso se per sbaglio premo il tasto, cosa che capiterà molto probabilmente a un certo punto di questa situazione. Apri, apri, questo è un luck up, lo prendo. Ho altre casse da aprire qua attorno? No. Ho 11 monete, no, quindi va bene. Case. Prendiamo 1 e 1, 2, giusto per... E rerolliamo. Prendiamo questa e torniamo di qua. Ora, apri questa cassa. Le monete da 5 le prendiamo tutte, grazie. Non mi sembra ci sia nient'altro. Questa è una moneta da 5. Reroll. Batteria. Apri 1. Apri 2. Vogliamo già il gioco. Apri 3. Apri 4. Apri 5. Dicono la... come si chiama? Il coso dorato. Il coso dorato cos'è? La udorata, il ferro di cavallo dorato. E cosa me ne frega di avere la udorata? Scusatemi. Ah, perché dice al prossimo piano non ti porti il reroll. Perché dovresti avere un 15% di... per avere una seconda. Non so se funziona nella grid. Sì, va bene. Onestamente non so se funziona. E questo lo devo prendere, perché così me lo toglie dai piedi, tanto non me lo tocca. Non me lo cambia, vero? No, perché non reroll le pick up, reroll. Esatto, reroll la cassa sotto. Reroll la cassa, reroll le pick up, mi pare. Non me lo ricordo più. Non ho chiavi, quindi meglio se le due chiavi le prendo. Reroll. Batteria. Ciao Dark Shadow A. Apriamo. Ok, un problema l'abbiamo risolto. Bello la chiave dorata. Ok. Non mi sembra ci sia niente di utile. Reroll. Oh. La U dorata va via. Sti
18 è bello. Lo sgoblin è un oggetto fortissimo. Oggetto che prendiamo. Ok. Ho preso tutto quel che mi serviva. Justice, non conviene usarla. Justice, non conviene usarla. Ti butto giù dei pick up. Justice, conviene usarla. Più pick up. Una chiave prendila, va. La chiave ogni tanto tiriamola su. C'è una cosa da aprire. Sono anche, sì è vero, e stavo guardando che sono anche a corto di soldi in questo istante. Quindi devo prendere anche, almeno arrivare a 10. Ok. Due monete. Reroll. C'è una chiave che vale doppio. C'era. Apriamo tutto. Uno, va via. Due, tre, buono, veri buono, quattro, cinque, anche quella, queste tre carte si può usare, altre carte. Sì, fammelo venire fuori. Va bene così. Allora, vi ho preso tutto quel che serviva. Direi di sì. Ma vorrei usarlo dopo, Zuppettina. Non volevo usarlo adesso, Tooth Diamonds. Visto che non è che mi manchino i pick up da prendere, è meglio se sono sempre 10. Anche perché se commetto un errore posso prendere un'altra batteria. Allora, esci, che ricordati che c'hai, non hai l'olimanto, poi oltre a prendere la batteria. C'è un lock up. Tanto qualcosa devo prenderlo per forza, non posso evitare tutto. Allora, vediamo un po' cosa ho dimenticato. Il lacap lo prendiamo, poi moneta da 5 là sotto. Buona lacap, addirittura là, secondo lacap. Questa non è ancora aperta. C'è una carta che dicono dovrebbe darti il double active. Cioè risparmiamo una batteria. Oh, me ne frega niente. C'è ancora una cassa là in mezzo. Due casse. Tre casse. Qua c'è una cassa, va bene. Ah, è vero, c'è un secondo la cap. L'ho visto adesso anch'io. Qua c'è questo. Eccolo lì, l'altro la cap. Qui c'è un'altra cassa. Poi c'è il tizio, come si chiama? No, sgoblin lo posiamo qua. Manca dai priest. No, le priest devo tenerla perché se spawna il coso devo usarla. Sei uscito. Vabbè. È così. Ma sì. No. Ormai con tutti i pick up che ci Punto. Sono, pazienza alle casse. Allora andiamo a prendere il coso. Poi prendiamo un pezzo di gappi, usiamo un pezzo di gappi, rimettiamo qua un pezzo di gappi. Poi ahahahah.
bombe dorate. Una moneta da 10. Bella la monetina da 10. Ho aperto tutto. Mi sembra di sì. Monetina da 5. Prendere il blanket. Raddoppia tutto. Sono successe delle cose. Poi andiamo qua. Giustamente dicono hai glitter bomb. Lo so che ho glitter bomb. O se lo so che ho glitter bomb. Quindi è. O lo so che ho glitter bomb, grazie. C'è cancer. Allora. Tammy Zed. Può star lì per ora. Poi cavolo dalla full dopo. C'è la Black Luna anche. Qui. Ok. Non ancora. 1-2. Venga con me lei, che va bene così. La Black Rune è essenziale. Moneta da 5 in basso a sinistra. Questa cos'è? Huge Growth, può stare lì. Moneta da 5 in basso a sinistra, l'abbiamo presa. No, la Black Rune dicono che ti ripulisce l'intera stanza. E alla fine, amici, non lo faccio adesso. Okay, non adesso. No, calma. Calma, amici. Calma. Ok, allora. La Black Room la posiamo qua. Tu non servi a nulla, vieni via con me. Ok. Non volevo questo, grazie. Poi lei. Mi faccia passare. Lei. Ah, come avrei dovuto fare Satana. Petro è anche bella. Petro ammetto che è anche bella. Una monetina da... No, 64 non serve più avere la monetina da... No, in realtà sì. Prendiamo la monetina da 10. Poi prendiamo il corno, che stando qua è sempre simpatico. Ho aperto tutto l'apribile. Sì, e se non l'ho aperto, pazienza. Andiamo su. Posa Petro e l'altro fare. Sentite, posso fare una cosa? Ah, una roba in meno da schivare in sto posto. Ali Smic, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Ok, poi prendiamo il blanket, che il blanket non dobbiamo perdercelo. Puoi portarti due trinket, bellissimo oggetto. Avessimo salvato cancer. Vabbè, mi rendo conto, ma non è che... Vieni, Chaos, vieni. Vieni. Queste no. Prendiamo la batteria e torniamo a fare cose. Il secondo pezzo di Gappi. Una pillola inutile. Terzo pezzo di Gappi, no. Niente di utile oltre a tutto quello che ho già. Qua c'è ancora una cassa.
Va bene. Direi basta. Direi basta. Lì esplode della roba. Questa non posso evitare di aprirla. Poi uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Buongiorno, signor pezzo di gappi che mi mancava. Apra della roba, quella cassa lì può stare lì, non me ne frega niente. Dimmi. Noi ci avevo messo giù il diventi perché c'è Tamisè che Ah, deve sì, vabbè, arrivare. adesso vado a riprendere, non è un problema quello. Ok. Vabbè, al limite usavo Tamisè, non è che Ti prendevi succedeva niente di l'acqua a male. caso. Benvenuta Alice. Alice è una ragazza molto brava che fa lei di disegno, ma dai. Ciao Alice Mick, spammate il canale di Alice Mick per piacere. Disegna. E poi whisperatemelo anche a me che vado a vedere poi cosa fa di bello. Che io sono sempre curioso di vedere chi sa fare una cosa che io non so fare come disegnare. Tac. Va bene. Allora, prima di tutto, andiamo qua. Grazie di aver partecipato. Poi, io però ho visto lì sotto una chiave che mi refulla subito il coso. Fermi tutti, tutto a posto, tutto bello. Addirittura. Un ragnetto che, ok, è morto e va bene così. Bob's Brain. Allora. Lei cosa fa? Tre carte. Spawni tre carte. Credit card. Meno male, ne avevamo bisogno. Adesso. Mi ridia credit card, grazie. E facciamo così. Poi usciamo un momento da questa situazione qui. Ho visto il magnete. Non mi serve il magnete, grazie. In questa situazione farebbe molto ridere. Credit card. Usiamola. Tanto non me la posso portare dietro. Ed è un pochino di danno in più. No, vabbè. Non dovevo usare credit card. Perché ora non ho più lo shop. Ah, vedi? Questo non l'avevo considerata. Vabbè. Una Bibbia satanica. Sei a due libri. Attenzione a non prendere Bob's Brain, grazie. Aia. Lei posso prendere giusto per togliere dai piedi. Ho dimenticato qualcosa. Direi di no.
bene. Poi abbiamo. Allora, resettiamo tutto. Cos'è questo? Ace of Clubs, tutto in bombe, va bene, non lo faremo. Calma, calma, che è mica finita qua. Più casse per me. Una coda di gatti, va bene. Lo sapevo io che mi arrivava. Avete avuto paura, Per fortuna che c'è. Avete paura, avete avuto paura, Io ero pronta a dirti, te l'avevo detto di stare attento. Che non ti vuoi più che ti dico le cose. Ma come posso stare attento in questo caos? Allora. Mi dia il Petro per cortesia, grazie. Ok. Petro, e mi facciamo un bel change. Sì. Ok. Un altro libro. Ma che c'è il coso. Poi abbiamo un altro pezzo di gappi che toglieremo giusto per toglierlo. Poi un simpatico Steven. È vero, c'è la foglia. Una simpatica foglia. Ho preso Bookworm. Ci sono le Anci de Tears là. Le Booger Tears sono belle. Se hai le Booger Tears non ti serve più Sinus Goblin? O sì, ti servono lo stesso? Se non ero si somma. Ma che bellino Gappi col monocolo! Ok, adesso io ho bisogno di questo Petro qua, grazie. L'altra ce l'ho in mano, quindi posso fare Petro. E facciamo Petro. Basta sto Bob's Brain sempre più vicino alla porta! Vabbè che ormai in teoria c'hai anche la foglia. Da Bob's Brain non esco, vero? Sì, esco da Bob's Brain. Faccio il giro largo e esco. Allora, direi che la nostra cosa in questo piano è finita qua. E quindi ci leviamo dalle balle. No, c'è ancora questo coso qui da prendere, di Chancer. Grazie. Ho dimenticato qualcosa. Nella stanza dello shop hai il tuo diamond per il prossimo piano? No, no, ma a parte la stanza dello shop. Qua non devo prendere più niente, vero? Non vi viene in mente nient'altro che devo prendere. Ci vuoi farti 99 chiavi, ma... No, non me ne frega niente. Quindi passiamo di qua. Largo. Prendiamo Petro.
Torniamo di qua. E ricambiamo tutto. Missing page lo prendiamo. Questo qua non mi serve a niente. E abbiamo il funghetto. Cos'è che faceva il funghetto? Sì che mi ricordi cosa fa il fungo. E il tab tears up shot speed down. Tears up 7, va bene, lo prendiamo. Le tears magnetiche magari nova. Adesso smolla tutto qui, grazie. Tac. Torna indietro. Prendi questo qua. Devo ripassare da di là però. E possiamo assorbire tutto. Vai. Ha lasciato giù una carta in tuo cuore, a troppo. Ha stabilito che quella roba lì non era utile. Quante moschine. Venga. Il prossimo boss muore male. I prossimi due boss muoiono male. Mi dia, togliamola dalla pool. Ah, sopra avevi rimasto il corno, forse, che puoi portare due trinket. Sì, adesso arrivo a prendere tutto, non sto ancora scendendo, amici. Guarda quante mosche. Abbiamo ancora il corno, abbiamo ancora il Nos Goblin, un Two of Clubs che non mi serve, ma un Two of Diamonds che invece mi serve. Ok. Grazie. Si può scendere adesso. Breakfast. Si può anche prendere una tinted. Si può anche andare a guardare dove è la stanza segreta in tutto questo. Perché io sono ingordo ormai. Ok, adesso secondo me io dovrei scendere. Ho dimenticato qualcosa, amici. Perché mi rendo conto che io non sto leggendo la chat, perché mi rendo conto che se la guardo state tutti urlando: fai questo, fai quello, prendi quell'altro. Death e tuo spades. Faccia tuo spades. Faccia tuo spades. Va bene, abbiamo 99 di tutto. Bello. Per chi l'aveva chiesto. Ok, adesso secondo me posso scendere. Perché sono solo io. E io, ma dico voi, non ti preoccupare. Ok, scendiamo. E andiamo a vedere cosa c'è qua attorno. I soldi non li prendiamo ancora, perché sono tutti soldi che possiamo prendere per dopo. Buongiorno. Buongiorno, signora of Belial. Come sta? Tutto bene? E adesso andiamo a fare shopping. Allora, le secret le prendiamo. Così facciamo meno fatica a cercarla poi. Esattamente. Ah! Non l'ha colpito la macchina delle donazioni, fa lo stesso. Ma non siamo a 98 bombe. Sì, infatti non ero preoccupato. Mi dia danno. Tolga questo che a 7 va benissimo. Tolga questo che a 7 va benissimo. Buongiorno Chaos, che è stato un piacere averla qua. Siamo mamma. Lacrime che sciarmano. Un quantitativo di breakfast impressionante. Allora, andiamo, va.
Dai, stia là così che. Tiri sul capino che muore di dot all'istante. Non so cosa ci sia ancora vivo. Ah, ci sono quei signori lì sotto. Questi. Moriranno dopo quei signori lì. Siete a posto? Tirate sulla testa, dai. Yuhu! Ok. Yuhu! Mi fanno quasi pena i mostri in questa situazione, un po' sì. Urca che male. Urca che male. Urca che male. Ah, è il mostro che ha fatto le piercing, ok, adesso ho capito. Si è sciottato malissimo. Vabbè, Satana non è proprio giornata, per Satana. Va bene, recuperiamo un po' di soldini. Non dirmi. Telepathy for Dummies, bella. Molto bella. Cosa c'è? Ah, beh, grave. Chi è? Cos'è? Macrage, 36 mesi, mi dici di condividere, ma mi sembrava di averlo già fatto. Buon 36esimo comunque. Auguri, Alex Chaos, buongiorno. Bello Telepathy for Dummies in questa situazione qui. Allora, voi potreste chiedervi perché Paolo non è rerollato, visto che ti continua già avere dei breakfast. Perché il fatto che mi escano un sacco di breakfast vuol dire che sono abbastanza alla fine della pool. Il che vuol dire che se reroll è probabile che mi escano tutti i breakfast e basta. Valeva la pena, secondo me, svuotarsi su quello da 7 e far girare più oggetti possibile. Hai trovato bene per distorcarmi, se non ti viene. Allora, io non so chi siate voi, va bene lo stesso. Una cassa. Non posso evitarlo. Ok. Scendiamo, va. Siamo solo a Sheol. Ah, ma adesso si va più veloci. Va bene, Mr. Boom, togliamolo dalla pula, anche lui. Breakfast, figurati. Delle bombe che ne abbiamo usata qualcuna, effettivamente eravamo un po' a corto. Andiamo a vedere cosa c'è al negozio, giusto per scrupolo. Mi dà il Serafin gratuito, lo shop. Lo shop mi dà il Seraphine gratuito. Forse, se dipende dalla carta, one shop item, quindi non si sa quale. Oh, può star lì. Vorrei farvi notare che ho ancora Le moschine. le moschine di prima, eh. Quadriti. Allora, il Lotus è bello. Questo funziona su grid. Il fuse cutter funziona sulle bombe esplosive di grid.
Io non vedo niente, ve lo dico prima. Cioè, sto qua e sparo forte. Facciamo anche così, guarda. Così sono anche a ricerca. E facciamo meno fatica. Bloat mi ha anche colpito, eh. Credo di no, ma anch'io credo di no. Però nel dubbio sarebbe una cosa bella. Lotus, venga a me. Poi. Ho commesso un errore. Ho commesso un grave errore. Sì. Un errore mi sembra grave, forse no, dai. Un piccolo errore. Va bene, la pala e il coso. E un breakfast. Vabbè, recuperiamo dei soldi. Non credo. Non dice niente la Wii. Anche a me, anch'io credo di no. E poi mi dice addirittura che le safety scissors non funzionano con il boss, quello che ti lancia le bombe. Quindi non credo funzionino nel next grid. Voglio prendere un più uno di danno o vado a cercare se mi riesce di nuovo il coso? Io il più uno di danno lo potrei anche evitare, sinceramente. Ah, ma tanto la pool è tutta mischiata, non me ne frega niente. Ho già due di tier zap, tutto il resto non me ne frega niente. Cos'è quello lì? Eden Souls. Eden Souls spawna due oggetti da piedistallo della pool della stanza nella quale ti trovi. Ma io ho caos, quindi una pool quindi a caso. Non è rilevante la pool, nel mio caso. C'era della gente in sta stanza? Non ho visto. Va bene. Siamo allo shop. Il Serafino. C'è il Serafino. L'altro però. L'altro, sì. C'è il libro di Belial. C'è un signore che forse dà monete. C'è un reroll. Ci sono una serie di signori. Le pillole non sono identificate. Ci sono dei vasi che danno monete. Ho sentito delle altre monete. C'è? Cos'era? Ah, vabbè, era quello che faceva vedere la mappa, quindi... Questo qua è quello che fa l'Holy Brimstone, il cielo no grazie. Un familiare con le piercing tears gratis è già abbastanza casino. Questo non me ne frega niente e quello è esploso. Okay. Va bene. Non vedo nulla. C'è un signore che credo ti stia venendo in faccia perché... Credo anch'io perché vedo... Non so cosa sia successo. Non ho idea di cosa sia successo. Mi sa che un colpo l'hai preso. Lo prendo per buono. C'era della gente. Non so che boss sia spawnato. Lì sotto credo ci sia qualcuno.
Ma forse no, perché la porta è aperta. Non si capisce come mai quelle panze si va bene. Raddoppi. Allora, lei non me ne frega niente, ma la prendiamo. La screw dubito che abbia un effetto qualsiasi. La bibbia più comune, ah beh, adesso che la bibbia più comune. Però divento Seraphim, va bene, così, per simpatia. E si va. Salve, Grid, 25 monete, va bene. E poi andiamo, non abbiamo altro da fare se non questo. Guarda lì! Come gli scende fortissimo la vita. Non si vede niente, però. E Zodiac l'abbiamo sbloccato e anche il Dead's Lost Coin. No, ma il Nosgoblin contro Grid fa un male al di fuori del danno che facevamo noi, ma il Nosgoblin fa un male incredibile a Grid. Poi quando con le falci enormi. Ma si può abbattere di Nosgoblin. Poi basta schivare. Non so dirvi neanche se ho preso dei danni o non ho preso dei danni. Uno l'hai preso perché ti è cascato in testa, Grid, però hai due scudi. Non so nulla di... Chissà cos'è successo. Le falci ti hanno un po' impedito di vedere qualcosa. In tutto questo, quando prima mi si è... come si chiama? In cui prima non potevo più prendere le batterie. Probabilmente potevo spawnarmi una batteria così, perché avevo bombe infinite. La chiave. Dai, prendiamo una pillola, Balls of Steel. Prendiamo un'altra pillola. Bombs are key. The Devil, va bene. E il tap. Mettiamo state 5 monete nella grid, così per simpatia. Ah, e siamo usciti. Sì, ma avendo fortuna alzata e avendo il Nosgoblin e il Toxic e l'altro affare che le mani se ne attaccavano un casino. Cioè, e fanno veramente tanto danno. Ciao, Clo! Oh, abbiamo tolto la Gridier con Lost. Il brutto della Gridier con Lost è che la fai con una build sgrava o così. Cioè, era... Sapevo che stavo mirando a questo, onestamente. Non ho preso il Sacred Art. Il Sacro Cuore, quello col cuore col pugnale piantato, un oggetto della pool degli angeli. Che dà lacrime ricerca, busta il danno, dà un sacco di robe. Uno di quelli che quando vedi ti ci butti sopra. È come il Brimstone, non importa quanto ti costa, prendilo. Però non era questo l'accendino, era questo. E l'immunità, esatto, l'immunità alle bombe.
di quegli oggetti che non mi ricordo neanche più cosa facciano, perché uno di quelli che vedo prendo. Molto bene, Lost, ci manca solo più Ash e Delirium, che sono anche quelli da fare con la build sgrava. Tranne con Keeper il raggio, che raggio? Non ho capito la domanda, ma credi, scrivi una frase in italiano intera, soggetto, verbo, complemento, oggetto, altri complementi. Ok, allora, va bene, siamo andati avanti, sono lieto di essere andato avanti con questa run. Se premi Brimstone con Keeper senza il fegato o Guppy ci muori, no? Non lo so, non mi sembra. Mi stai dicendo una cosa che non so. Ah, non ti costa due? Sì, ma Lost prende tutto gratis. Lost prende tutto, tutti gli oggetti della pool del diavolo sono gratis per Lost. Perché costano cuori blu, ma lui non ha cuori blu. E ha zero cuori blu. Ah, con Keeper? Sì, no, certo, ok. Con Keeper sì, non lo prendi esattamente. Esattamente, a meno che tu non abbia Guppy oppure tu non abbia quello che ti fa costare tutto uno. La lingua di Satana, la lingua di Giuda, che tutti gli oggetti del diavolo costano uno. Ah no, però perché te li segni in così Sono la metà, blu sì, è e quindi non ha vero. effetto, sì, solo con Guppy. Ma in realtà con Keeper non prendi mai oggetti di Satana. A meno che tu non abbia. Non prendi quelli che costano uno e poi tu non abbia fuori dal tap, ma quelli che costano uno quasi mai convengono davvero. La roba bella costa tutta due. Keeper's Gatto, come si chiama? Non so questa sinergia, Magico Bue. Non la conosco. Ammetto che non la conosco. Grid Gat. Ho capito quello che dici, mi ricordo che c'è una sinergia lì, ma non la conosco, non mi è mai capitata. E quindi non l'ho mai memorizzata come sinergia viabile. Allora, adesso vi faccio vedere un gioco nuovo, come sempre a questo punto della live. Per farvi vedere un gioco nuovo, è un gioco che io aspettavo uscisse, perché secondo me potrebbe essere, se è bello, potrebbe essere un gioco del quale fare anche la serie. Allora, scriviamo dei titoli intanto. Ok, poi cambiamo i messaggi nel posto appropriato. L'ho preparato, vero? Sì, l'ho preparato. Che bravo che sono. Mi do una pacca sulla spalla virtuale perché non posso, sto facendo dei copia e incolla. E qui non posso fare nessuna pacca sulla spalla. Ok, questo l'abbiamo fatto. Poi andiamo a pubblicare su Telegram. Adesso poi ve ne parlo, eh. Facciamo l'amministrazione e poi vi racconto tutto quello che vi devo raccontare su questo gioco. Allora, mettiamo la cover che ho preparato perché mi ricordo di aver preparato. Ispira si scrive così. Lo pubblichiamo. Poi, e su Telegram l'abbiamo messo. Poi lo mettiamo su Twitter perché così tagghiamo gli sviluppatori, così sanno che faccio i video dei giochi che mi mandano. Giusto? Tac, tac e
Tac. E l'abbiamo pubblicato anche su Twitter. Quindi chiudiamo Telegram in maniera che se mi scrive mia zia su Telegram non mi fanno bim 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 durante la live. Ritiriamo sulla chat. Ok. Adesso fermo la live, la faccio ripartire. Se non andate via, scoprite un gioco che mi ispira un sacco. Cliccate F.